Bravi, 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 veramente, ma è pazzesco, ma chi siete voi? Ma chi siete? Piero Scamarcio, lo scippatore del Monzano. Piacere. Piacere, piacere, no, molto piacere. Dico, chi siete? Ma non bastava il fatto che eravate già due astri della musica internazionale. Adesso siete additati da tutti come due geni da imitare nel campo letterario. State vendendo. So che siete giunti proprio in questi giorni, sì. Calda calda, appena uscita la dodicesima edizione. Sì, la stiamo stampigliando adesso. Ragazzi, solo, ma... se permette, Mauro, sì. Volevo dire una cosa alla gente a casa. Sei il padrone delle telecamere, scegliela tu. Guarda. No, volevo dire solo questo. Cioè, basta comprare i libri miei, basta. Cioè, a nome del tipografo lo sto dicendo, non permette che... Se fosse per me, aiosa, potresti continuare a battere. Ma cosa stai facendo, la pubblicità al contrario? Stai dicendo... No, quello, il tipografo, da appena è uscito il libro, capito? Sta dentro la tipografia a stampare, a stampare. Ed è stanco adesso. Anche lui è stanchino, vedo. Sì. Ha bisogno di staccare un po', insomma. Sì, deve andare in ferie il tipografo. Quello... questo è il motivo. Possono aspettare. Quello deve portare la suocera a Piazza San Pietro dal Papa. Questo me l'ha chiesto come un favore personale. Allora, per questo. Ma non hai riposato stanotte, scippatore? Qual è il problema? Ti vediamo un po' tardi. Va bene, l'ho riletto, tra l'altro, Hai riletto? L'ho riletto scritti con Cozzari. Fa paura, è una cosa pazzesca. E ho scoperto a pagina... 85. Quella è rimasta. Dalla prima edizione. Non è questo il libro, per favore, basta, stiamo parlando di... Dicevo, dalla prima edizione, quella è rimasta, ormai hai beletto tutto. Io ho scoperto, caro Scamarcio, che sei stato un po' briconcello. Dai, mo tu come... Con le donne ne hai fatte, di tutti i colori. Hai flirtato con... Questo ha flirtato, amici da casa, ve lo devo dire, ha flirtato con donne meravigliose. Sì. Io ho letto di tuoi flirt con Gina Davis, sì. Con Isabella Gianni, sì, Sandra Milo, sono tante che adesso non me li vuole neanche ricordare. Non ti offendere, ma Catherine Deneuve. Anche, bravo, Catherine Bonner. Quante? Bonner. Greta Scacchi. Sì, Greta Scacchi è stata uno proprio delle... Sono Valeria Golino. Sono tante, Mauro, che non le vuole neanche... Amanda Lear, non Gabriella le vuole Ferri. Ricordare tutte proprio. No, fa bene stavolta ricordarlo, che devono sapere il tuo carattere, certe volte le tue virtù nascoste. No, perché poi mia moglie... Andava bene, allora... Che cosa? Mauro, stasera proprio... È il momento di incollarci alle sedie. Perché? Adesso... Vedi? Che piacere. I pantaloni nuovi non vorrei adesso non fare dell'umorismo, è il momento di allacciarci le cinture di sicurezza scippatore, no. Senza indugi. No, non puoi votare stasera, non legge niente, dai. Senza indugi, suggerisci, scippatore. Piero, ci potresti raccontare invece della tua avventura con i Rolling Stones? Dice. Wow! Quella è una bomba. Cioè, forse una volta che non è una bomba. Ma è un libro esplosivo. Lo leggi. Lo leggi perché non tiene a mente tutto. Non ritiene di tenere a mente tutto. Va bene. Allora, titolo del capitolo. Il titolo del capitolo è praticamente Piero e Mick, due punti, due pietre del rock. Ecco, assolutamente. Non cominciare a dare. Scenda? Sì. Scenda? Che c'è? Scenda Berg. Legge, per piacere, l'inizio. Sì, silenzio, per favore. No, assoluto no. Silenzio, vai. Bene. Stava nel biliardo il Cove dei Filosofi a fare il torneo di briscola. Scusami se ti interrompo, Piero, per favore, nel circolo smettete di fumare, perché c'è un sacco di fumo e io nella nebbia mi sono perso, ecco. non vedo più il soggetto della... No, il soggetto era io praticamente. Beh, prima. Tu, insomma, era la terza persona di te stesso più che... Brava, vedi che quando puoi capisci, brava. Oh, anzi, per piacere, attenzione a questo racconto gentilmente, perché l'ho scritto prendendo a prestito... Dai. Metodo letterario di Kurt Vonnegut. Hai preso a prestito questo? A prestito. Sì. Tu hai presente il grande tiratore? Hai presente il grande tiratore? Guarda, da bambino, se mia mamma non me ne leggeva un passo, io non mi addormentavo la sera. Da bambino tua madre leggeva il grande tiratore? Brava! Allora, se tu già lo conosci, praticamente lo ritrova qua sopra insieme alla brandina. Che bello, vai! Vada, eh? Vai! Episcopo. Jenny Tamburi. Silenzio. Vai. Stava nel biliardo il Cove di Filosofi a fare il torneo di briscola. Sì. Io stavo giocando in coppia con Pino Donaggio quando improvvisamente
Che è successo? Entra dentro al biliardo Karl Popper. Capito? Entra, allora chiaramente, Madonna, ciao Carlo, ciao Piero, Carlo, perché ci chiamiamo, ciao Scamaccio, ciao Popper, faceva io praticamente da cognome. Allora baci, abbracci, le solite cose. A un certo punto Carlo Popper si gira a me e fa, gentilmente, Piero, avete visto Ramone dell'Abate che si è girato per caso? Ha fatto, no, devi dormire di più la notte, scipatore, perché ti presenti all'impegno televisivo. Cosa stava a dire? Un fatto importante stava a dire. È la terza volta che sbadiglia. Allora, io mi guardavo intorno e facevo, no Carl, qua non si è vista praticamente. Hai provato a casa di Salvatore Veca? Madonna, fa lui, proprio la cosa. Mo vado. Me, ciao Piero, allora io ci faccio, ciao Carl. Giustamente, anche ciao Popper. Ma Carl Popper era un abitué, un affezionato del biliardo? No, no, lui la briscola non ci tirava tanto. Cos'è che piaceva Popper? Preferivi il poker elettronico, quello Carlo Popper. Vabbè, per favore, vai. Cioè, scusami, vai. Vale, Sono il postino, questo è per lei. Apri, dai. Susanna, messaggio. Sto migliorando, vai. Io e Pino Donaggio stavamo a giocare fortissimo, Mauro. Avevamo eliminato la coppia Merleau-Ponty Rufus Thomas, poi l'altra coppia Levi Strauss Michele Zarrillo e via, tutte le coppie le eliminava durante il torneo fino alla fine, che si era in finale. La finale contro chi l'aveva giocato? Era contro la coppia Horkheimer e Adorni. E Adorno? No, Adorni, proprio il ciclista. Vittorio Adorni, finale del torneo di Briscola. Il torneo di Briscola com'è? Insomma, dai. Inizia la partita, Mauro. Pino Donaggio, a furia di bere Amaro Lucano, beveva, quello in continuazione, prendeva l'Amaro Lucano, svaccava dentro il bicchiere e beveva. Poi Amaro Lucano dentro il bicchiere. Insomma, a furia di bere Amaro Lucano, comincia a parlare in dialetto di Matera. In dialetto materano. Tant'è che io a quel punto ci disse, gentilmente, Pino, fai i segni che è meglio, perché il materano non tanto lo segue bene. Quello è stato... Insomma, intanto Horkheimer e Adorni pigliavano e pizzicavano continuamente le briscole, quando in quel frantunque Pino mi fa... Capito? No. Mentre Adorni e cose pizzicavano le briscole continuamente, Pino Donaggio mi guarda e mi fa... Non stava bene? No, quello aveva il 10 di briscola, il segno. Ah, era un segno, aveva il 10 di briscola, Pino Donaggio. Ancora sentono quello, ci diciamo tutte le carte, ci diciamo, gentilmente, per piacere. Aveva il 10 di briscola. No, sì, quello continuava, Pino Donaggio continuava a farmi segni, faceva, capito? Allora io a un certo punto... Chi era? Yogono. È sposata. Insomma, mi faceva continuamente il segno, capito, del 10 di briscola. A quel punto io non ce la facevo più. Prese e ci butto un sotto di carico da 11. Vittoria sicura. Vittoria sicura. Che vittoria, vittoria. Praticamente. Un altro, non è questo. Beh, ragazzi, allora leggetelo voi. Allora. Ti butta pure questo. Dai, via. Bisogna avere pure tempismo. Vittoria sicura. Che vittoria, se vittoria, e se ne siamo andati a Salupo, che era un piacere. Quello praticamente, Pino Donaggio, faceva il segno che sembrava il 10 di briscola, ma quello praticamente mi stava facendo segni a me che c'avevo uno dietro. Oddio! C'avevo io uno dietro. E chi era? Appunto, mi gira. Dici chi era, ti prego. Chi era? No, io domando chi era. Chi era? Ce l'hai alle spalle, non puoi vedere. Mick Jagger. Stava dietro, tant'è che a un certo punto ci fa, Mick, gentilmente, scusi, non potevi stare spezzato di gamba a casa tua, scusami. Ma senti, spendo certo in una certa confidenza. Brava. In piena finale. In piena finale con Horkheimer Adorni. Piero mi fa, oh Madonna, Mick mi fa, Piero scusami, ti stava a cercare, vabbè, che cosa vuoi, faccio io a Mick Jagger, mi fa, niente Piero, è morto Brian Jones, oddio, e faccio io, auguri, scusi, che c'è? Veramente? È morto. Stava a dire appunto, sto fatto qua. Allora ci fece, è morto Brian Jones, fa lui. Auguri, fece io. Allora, Mick, qua abbiamo perso il torneo e tu praticamente mi parli di queste frivolezze, che è morto Brian Jones. Veramente ci vuole tempismo. Brava. Aia. Ho terrore di chiederti. Hanno identici? Sì, sì, quello. Hai capito? Scuola, alta scuola. Umorismo. Mezzo praticamente, io non so capire più niente, praticamente. Allora, Piero mi fa, mi dice che da me, deve venire a suonare con i Rolling Stones. Mick, fai io. Scusa, e con i Romans, chi suona? Perché io suonava con i Romans. Allora, fa Mick Jagger, cioè, a me, fa Piero. Mick Jagger, a me, fa Piero, vada io.
quindi propose uno scambio di leader tra i due gruppi. Beh, ma tant'è che lui andò a suonare con i Romans e io con i Rolling Stones. E vissero tutti felici. Ecco. Sì, signore, tranne Pino Donaggio che lo stroppia di mazzate. Perché? Per il segno che mi ha fatto sbagliato che era. Quella è. Sì, vabbè, padre, pubblicità. Sì, non legge più niente, non legge più niente. E la caricatura è diventata una caricatura. Comunque ti ringrazio, anzi, questo è il tuo spazio, te lo puoi autogestire, ridillo, pubblicità, dillo. Pubblicità adesso autogestita. Da chi? Da tu chi? Hai detto. L'ho detto che vabbè, pubblicità. Grazie ancora e alla prossima settimana. Non viene, eh? Non viene.